penso che Napoli abbia bisogno di opere diverse da questa, in tutta onestà, che un'opera dovrebbe dare un messaggio, no? E quindi credo che questa sia senza significato. È una cosa un pochino volgare, che scarda di puntini sospensivi. Fa veramente schifo e noi purtroppo, con tutto quello che potremmo dimostrare della nostra grandezza, dimostriamo questo orrore, che forse per i turisti andrà bene, ma per noi napoletani sicuramente no, perché abbiamo altra storia. È una cosa che ha pensato quando l'ha vista? È una schifezza. Ah, che cosa rassomiglia lo sappiamo, non lo posso dire che sono una signora, però non ha niente a che vedere con questo Pulcinella che vorrebbe rappresentare. Vabbè, ma è stato un amore. No, non la preferisco, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa di più, sono sincera. Forse si poteva impegnare di più l'artista. Ma rievoca un oggetto particolare. Basta, non dico altro. Qual è il senso, secondo lei, di quest'opera qui? Non lo so, dipende che cosa ha voluto dire l'autore con quest'opera, però certamente non si è espresso bene, secondo me. Quindi è un qualcosa che oramai fa solo sorridere, far fare battute, eccetera. A spendere in altro modo poi non so neanche il costo quanto. Certo, la nostra esigenza principale sono le strade e la sicurezza. È proprio un pene. No, è. Cioè, è un. Tu vedi questa cosa, dici, pensi un po' che potrebbe essere. È proprio un pene. Mi hanno detto che dovrebbe rappresentare Pulcinella. Se devo dare la mia modesta reazione, cioè non mi piace molto come, cioè perché comunque il municipio che è una piazza storica è un po'.